Allora andiamo a sentire quello che è accaduto. Siamo con Paolo Colonna. Paolo, oramai un drappello di 5, 6, 7 unità, insomma, vi siete dati battaglia, raccontaci quello che è stata questa Gran Fondo Via del Sale Fantini Club, perché la Gran Fondo, questa Gran Fondo è un po' una classica di apertura delle grandi Gran Fondo, di quelle più prestigiose, e andare veramente ad intagliarsi poi un arrivo assurdo come ha fatto Manuel Sensi non è mai facile in questa Gran Fondo. Cos'è accaduto negli ultimi chilometri? Negli ultimi chilometri, scatto contro scatto, è entrato un po' regolare, poi è partito lo svizzero, che non so perché, hanno fatto il gioco di squadra con Manuel, correvano insieme però, va bene. Partito lo svizzero, chiuso io, forse ha chiuso di me, è partito Manuel davvero forte. Complimenti a lui perché aveva un altro passo. Ha fatto gli ultimi 20 km solo, noi dietro a girare, ma guadagniamo, complimenti. Federico Pozzetto, noi si diceva all'arrivo, bisogna levare Federico Pozzetto davanti, perché in volata sul drappello come eravate, eri tra i favoriti, tra quelli più forti. Gli ultimi chilometri, Federico, un inizio di stagione importante per te, molto bene, oggi il protagonista. Sì, nulla, volevo vincere sia l'estate bianca che la Via del Sale, nessuno delle due l'ho centrata, pazienza. Comunque si sta parlando di Manuel Sensi, quindi non è che si sta parlando di uno di noi. Doveva essere uno dei grandi, poi per vari problemi con noi, però si sta parlando sempre di lui. Manuel Sensi, oramai avevi detto, guarda Federico, avevi detto che sta andando molto forte, è una Gran Fondo super veloce. Cosa accadrà domani? E te mi avevi detto, Daniel, guarda, è una lettura veramente difficile quello che può succedere domani, una lettura di corsa dove, ti ripeto, non c'erano salite che potevano fare la differenza, un movimento della Gran Fondo che si è livellato tantissimo, ci sono 50 atleti che si possono su una Gran Fondo veloce, non è difficile staccarsi, sicché tanto equilibrio, ma raccontaci questo attacco tuo e poi come l'hai coronato con arrivo a solo a braccia alzate qua addirittura arrivo al Fantini Club. Sì, è stata una gara molto controllata davanti, il ragazzo austriaco ha tenuto sempre il passo molto alto e quindi non mi ha mai preparato il terreno per un attacco in salita, perché col passo così mi creava un gruppo sempre unito dietro e quindi non sarei potuto partire, rimanere da solo e poi riuscire ad arrivare all'arrivo, perché la strada è lunga e poi c'era un forte vento contro, allora sono rimasto lì. E sul finale dopo siamo rimasti 6-7 corridori, io e lo svizzero siamo il fermo e il più fermo in volata, e quindi c'è un grande rapporto di amicizia tra me e Rufo, e tra l'altro ci siamo conosciuti l'anno scorso, è venuto nell'hotel dove lavoro e mi viene venuto a trovare l'altro giorno in negozio dove lavoro come meccanico, quindi c'è un grande rapporto e ci siamo aiutati. È il momento veramente di darvi ormai l'ufficialità sulla musica, perché sono a confermare la terza posizione per Paolo Colonna, seconda posizione per Federico Pozzetto e in prima posizione Manuel Sensi.